La Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, si è recata in Cina con l'obiettivo di rilanciare i rapporti tra Roma e Pechino e rafforzare la cooperazione economica tra i due paesi. È stato firmato in particolare un piano triennale per promuovere una partnership in diversi settori. Tra gli obiettivi principali dell'accordo figura il potenziamento del settore automobilistico italiano, una delle industrie più strategiche per il paese. Euronews ha contattato uno dei membri della delegazione italiana che si è recata in Cina per rappresentare il comparto. Questo ulteriore viaggio della Premier con l'endorsement politico ai massimi livelli, quindi Li Qiang, primo ministro e il presidente, secondo me è stato molto importante perché da quell'endorsement politico, quell'ombrello politico senza il quale un'azienda cinese non se la sentirebbe, anche se economicamente fattibile, di investire nel nostro paese. Da qui a portare competenze soprattutto per la nuova mobilità in Italia, ovviamente ce ne passa ancora un po' perché dobbiamo adesso noi costruire con le nostre imprese il terreno favorevole, ma certamente questa azione del governo è da considerare molto positiva. I veicoli elettrici e le energie rinnovabili sono al centro dell'accordo. Il significato di questo accordo strategico è di portare costruzione di veicoli in Europa e in Italia in particolare per nuove energie, quindi veicoli elettrici, sviluppando ulteriormente quello che già di buono c'è in Italia nella nostra filiera. Dopo alcuni cambiamenti nelle strategie commerciali e l'imposizione di dazi su prodotti cinesi, gli esperti ritengono che l'UE debba ridefinire la propria politica nei confronti della Cina. Sicuramente uno strumento diverso che l'Italia e il governo italiano sta utilizzando nelle relazioni esterne verso la Cina. Ovviamente rientra a un focus maggiore sulle relazioni bilaterali, mentre l'accordo relativo alla Via della Seta è appunto relativo ad un progetto che è di fatto il progetto chiave per la politica estera cinese, con un respiro molto più globale. Giorgia Meloni ha osservato che gli investimenti cinesi in Italia rappresentano un terzo rispetto a quelli italiani in Cina e si è impegnata a colmare il divario. La Sardegna ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della persistente siccità che sta paralizzando l'isola, dove al momento si registra una carenza di acqua potabile. In Sardegna non piove da settimane, mentre le temperature nella regione continuano a salire e l'isola si aspetta faranno fino a 40 gradi Celsius nei prossimi giorni. L'annuncio è stato dato dal Consiglio regionale della Sardegna e la disposizione rimarrà in vigore fino al 31 dicembre. Il presidente della regione autonoma ha dichiarato che le procedure straordinarie, come l'emanazione dello stato di emergenza, sono necessarie per contenere gli effetti della crisi idrica in corso. La scarsità d'acqua ha colpito drasticamente le attività agricole e quelle industriali, il settore turistico e la vita quotidiana dei cittadini sardi. Il senatore italiano Marco Meloni ha chiesto strategie a lungo termine per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e della siccità sulle isole italiane. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa, durante un blitz in via Capopassero, hanno arrestato in flagranza un incensurato 34enne di Catania, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Chiarite le dinamiche criminali, i militari dell'arma hanno deciso di attendere il momento più propizio per fare irruzione, che si è presentato nell'istante in cui un probabile acquirente ha bussato alla porta di quella casa per poi allontanarsi, in attesa che il pusher li aprisse per procedere alla consegna della dose. Proprio nell'istante in cui il 34enne ha aperto la porta è scattato l'intervento di due squadre dei carabinieri, una delle quali è riuscita a entrare dalla porta principale e quindi bloccare il fornitore, mentre l'altra, posizionata sul retro, ha evitato ogni sua possibilità di fuga. In quei concitati momenti il 34enne ha invano tentato di richiudere la porta blindata, facendo resistenza, ma è stato comunque bloccato dai carabinieri e messo in sicurezza. È quindi scattata la perquisizione in tutto l'appartamento che ha permesso agli investigatori del nucleo operativo di trovare ben 69 dosi complessive di cocaina e crack, 19 dosi di marijuana e un foglietto con l'annotazione contabile della movimentazione della droga. Il 34enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.
I carabinieri della stazione di Scordia, nell'ambito dell'indagine a carico di un 46enne di Scordia indagato per atti persecutori, hanno eseguito un provvedimento del GIP del Tribunale di Caltagirone che ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri ai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato. L'attività investigativa ha posto in luce il comportamento dell'uomo ai danni dell'ex moglie cinquantenne, sulla quale avrebbe riversato tutta la propria indole violenta e prevaricatrice esercitata soprattutto in presenza dei cinque figli, nati nel corso della loro convivenza matrimoniale. La donna avrebbe deciso di porre fine a tale stato di cose nel mese di giugno dello scorso anno, intraprendendo l'iter per la separazione e l'allontanamento dall'abitazione. Il coniuge, che però nel mese successivo di novembre, con una copia delle chiavi di casa in suo possesso, sarebbe rientrato all'interno dell'abitazione, soggiornandovi fino allo scorso 8 gennaio, allorché l'ex moglie, con risolutezza, lo avrebbe nuovamente messo alla porta, cambiando stavolta la serratura della porta d'ingresso. Il comportamento dell'uomo si sarebbe a questo punto ulteriormente acuito, con continue minacce telefoniche anche notturne all'ex moglie e ai loro figli, ciò per rientrare all'interno dell'abitazione. I continui e motivati rimostranze nei confronti dell'ex moglie da parte del 46enne hanno così indotto la 50enne a sporgere denuncia nei confronti dell'ex marito, che ha consentito all'autorità giudiziaria l'emissione della misura cautelare nei confronti del 46enne con la contestuale applicazione del braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione di Nicolosi hanno arrestato un pregiudicato 47enne residente a Belpasso per tentato furto aggravato. Erano circa le 9 del mattino quando la pattuglia dei carabinieri, che stava percorrendo le vie Etnee di Nicolosi, ha scorto sul balcone dello stabile disabitato di proprietà della Fondazione Opera Diocesana Assistenza Madonna di Lourdes un uomo intento a lanciare nel piano inferiore un lavabo in ceramica. Per sorprenderlo ed evitare la fuga, i militari si sono quindi spostati senza farsi notare sul retro della struttura, dove vi è un ingresso secondario, e qui, dinanzi a un buco praticato nella recinzione, hanno visto un motociclo SH parcheggiato. I carabinieri di soppiatto sono quindi entrati nel cortile e hanno scovato l'uomo mentre cercava di staccare la rubinetteria nel cielo del lavandino lanciato poco prima dal balcone. A questo punto è scattato l'intervento dei carabinieri, che lo hanno subito fermato e messo in sicurezza, identificandolo poi per il 47enne belpassese, che aveva già catastato nel cortile rubinetteria, infissi e una pompa elettrica per l'aspirazione dell'acqua, con sé chiaramente i necessari arnesi da scasso che ovviamente sono stati sequestrati dai militari. Nel frangente, gli accertamenti svolti nell'immediatezza attraverso la centrale operativa di Paternò hanno poi consentito alla pattuglia di accertare che già lo scorso giugno l'uomo era stato sorpreso dai carabinieri di Sant'Alfio mentre tentava di rubare ferro in un cantiere edile. È stato un grande martedì per lo sport femminile a Parigi. Simone Biles e la squadra di ginnastica degli Stati Uniti hanno vinto l'oro con un margine enorme, 3 anni dopo il ritiro della stella americana ai giochi di Tokyo per problemi di salute mentale. Secondo posto storico per l'Italia, che conquista altre 3 medaglie. Nella rugby a 7 femminile, la Nuova Zelanda ha sconfitto il Canada, bissando l'oro delle scorse Olimpiadi a Tokyo, mentre una giocatrice britannica è indagata per un presunto messaggio razzista. L'Australia rimane ai primi posti del medagliere grazie al trionfo di Kayleigh McEwen, che ha vinto i 100 metri dorso femminili battendo la nuotatrice americana Regan Smith, detentrice del record mondiale. L'Unione Europea ha conquistato 45 medaglie totali, mentre tra i paesi singoli guidano la classifica il Giappone e la Cina. Settimi gli Stati Uniti, nona l'Italia. Tra le curiosità, una schermitrice egiziana, Nada Hafez, ha rivelato su Instagram di aver gareggiato mentre era incinta di 7 mesi. Hafez, nonostante la gravidanza, è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale prima di perdere contro la coreana So. Le previsioni meteo in Sicilia. Giovedì 1 agosto. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un ampio soleggiamento e il cielo sarà sereno. Temperature massime caldissime con picchi di 37 gradi, valori notturni tropicali sulle coste. Messina mare calmo. Agrigento mare calmo. Catania mare da calmo a poco mosso. Ragusa mare calmo. Siracusa mare calmo. Palermo mare calmo. Caltanissetta mare da calmo a poco mosso.